Write me soon, amore mio, come faccio adesso io, nelle notti incandescenti, luce di stelle cadenti, sulla curva del mio seno, sembra volta dal mistero, nell'esilio che ci aspetta, fumo questa sigaretta. Buongiorno e ben ritrovati a Il Mattino Loring Podcast, la vostra trasmissione preferita con cui iniziare per bene la giornata. Io sono sempre il vostro Leo Vargion e qui non c'è veramente un minuto da perdere. Ho pochissimo tempo per registrare e quindi farò una puntata che non sarà lunga come l'altra, anche perché diciamo di cose da dire sono tante, quindi non perdiamo tempo. Iniziamo quindi subitissimo a ringraziare gli Zoot anche per questa effetto Rembrandt. Rembrandt, non lo so come si dovrebbe pronunciare, essendo francese forse dovrei utilizzare una pronuncia francese, ma visto che non lo faceva la cantante non lo farò nemmeno io, quindi grazie mille Zoot per questa bellissima canzone. Spero che tutti voi che state all'ascolto, insomma, l'abbiate apprezzata tanto quanto l'ho apprezzata io. Nel frattempo tossisco, perché insomma il bello della diretta è anche questo, il fatto che io sono qui in una sorta di buco, bat caverna come la chiamo io, a rovinarmi la salute per portare un po' di contenuti in questo podcast assolutamente sgangheratissimo. Ancora grazie Zoot per darmi la carica per questa operazione assolutamente ingrata, e io spero insomma che i nostri ascoltatori siano invece grati a voi per queste bellissime note, e spero appunto che possano attraverso
le note di questo episodio scoprire i vostri social e i vostri contatti, così da poter scoprire la vostra musica e per quando saremo tutti usciti da questa maledetta quarantena venirvi a sentire in concerto. Quindi grazie ancora Zoot e introduciamo subito questo episodio, signori. Un episodio, questo qui, che l'ho pensato stamattina, praticamente mentre ero nel dormiveglia. Mi chiedevo, ma oggi dovrei andare in onda, quantomeno per rispettare le scadenze che mi sono dato da sole, siccome io non voglio assolutamente venire meno ai patti che stringo con i miei ascoltatori, almeno dovevo trovare qualcosa da fare anche per questo episodio e mi sono detto che valesse la pena rispolverare una cosa. Siccome ho finito di vedere una serie proprio ieri sera, una serie che avevo iniziato con la mia fidanzata ma che poi lei ha voluto mollare praticamente alla fine perché completamente, diciamo così, annoiata da tutto, io invece ho voluto concludere questa esperienza trovandola assolutamente così bruttissima, però ne parleremo martedì perché sarà argomento del prossimo episodio. Però siccome la serie è la serie Freud, una serie sempre di Netflix in cui ci si immagina praticamente un Freud praticamente invischiato con delle questioni di cui parleremo in una maniera un po' più specifica appunto martedì prossimo, però mi sono detto, visto che parliamo di Freud, visto che parleremo di Freud, mi sono un attimo ho, diciamo così, ripensato, ok, a quando da giovanissimo, ok, in realtà si tratta di 4 anni fa esattamente, 4 anni fa io, a quanto pare, praticamente nel 2016, anche se non credo fosse il 2016, non so perché l'ho scritto, ma nel 2016 io non ricordo di aver scritto questa storia, quindi secondo me è un po' più vecchia, non lo so perché, però io avevo scritto questo racconto, un racconto che non lo so, l'ho voluto un attimo ripescare, mi sono riletto praticamente qualche cosa, praticamente, mi sono riletto qualche pagina, qualche breve riga di questo racconto e in pratica mi sono detto, perché non raccontarvelo, perché non leggerlo così in live, una di quelle cose che insomma, così, per farci proprio, per essere proprio ridicoli, no? Allora, leggere una cosa in live che io non mi sono riletto così, dovrete capire che probabilmente farò un pastrocchio, mi sbaglierò con tutto. Io ho scritto qui storia del 2016, ma io non credo che fosse del 2016, mi sa che è più vecchia ancora, perché questi quaderni io non li ho più usati da quando andavo a scuola e siccome io mi sono diplomato nel 2010, probabilmente questa storia, cioè questa cosa che ho scritto, storia del 2016, probabilmente perché la pensavo nel futuro, la pensavo ambientata nel futuro, non credo sia stata scritta 4 anni fa, anche perché 4 anni fa, ripeto, io questo libricino qui che ho fra le mie mani, questo quadernetto, non ci ho più scritto sopra, di conseguenza non credo che si tratti di una storia di 4 anni fa, di conseguenza. Ma prima di addentrarci proprio nella storia, vi voglio dire alcune cose, vi volevo ricordare alcune cose. E siccome sono scemo, adesso me le sto dimenticando di colpo le cose che vi devo raccontare. Allora, sto scrivendo come un forsennato oro. Sono arrivato a buon punto del secondo episodio dello speciale, li sto scrivendo insieme perché le informazioni che dovrò raccontarvi in quei 3 episodi, in questo speciale diviso in 3, non devono contraddirsi fra di loro, quindi non posso mettermi a registrare un episodio e ancora non aver scritto l'ultima parte, perché altrimenti magari c'è il rischio che io mi debba correggere e invece io non voglio questo, voglio che il discorso sia filato, diviso in maniera egregia fra i 3 episodi e che sia appunto tutto molto bello. Questo insomma è per ragguagliarvi sulla situazione di Oro. Oltre a questo, prima di addentrarci nella storia volevo darvi quest'altro annuncio,
che riguarda il mio quarto podcast, ossia Morfeo, perché in questi giorni forsennati così mi sono dato da fare e mi sto e ho praticamente organizzato sostanzialmente due episodi che uno andrà in diretta domenica sera, domenica 20, ok, quando è domenica, scusate, secondo, domenica 29 andremo in onda con il buon Giuseppe, gli farò un bel po' di domande, ci faremo una bella chiacchierata, quindi siete invitati a seguirci in live, se non volete, insomma, ci potrete seguire ovviamente in podcast quando avrò un po' corretto, un po' reso un po' più carino l'episodio, naturalmente, tagliando di qua e facendo, insomma, tutto il lavoro che serve per rendere il podcast un po' più fruibile una volta completato. Un altro episodio invece lo sto organizzando con un altro mio amico, ma di questo non vi voglio dire niente, e si parlerà, se ne parlerà per la prossima settimana. Mi sto organizzando con lui per, appunto, per fissare un giorno, ma lui è assolutamente d'accordo a venire in live per raccontarci delle cose molto interessanti, e saranno tutti argomenti molto molto variegati quelli che seguiranno nelle prossime puntate di Oro. Poi ne sto organizzando un altro ancora con un altro mio amico, in cui parleremo di un film e di un libro da cui è stato tratto questo film. Siccome l'abbiamo visto entrambi, abbiamo un po' di opinioni a confronto di cui volevamo discutere, per l'appunto, ci organizzeremo appena lui sarà un po' più libero dagli impegni e ne parleremo di questo film e di questo libro, consigliandovi naturalmente se vederlo o meno a seconda delle nostre esperienze personali. Ma naturalmente non vi voglio ancora anticipare niente, sappiate solo che Morfeo e Oro stanno tornando. Sto già pensando alla prossima storia di Lyra, probabilmente ve l'ho detto nella puntata precedente, quindi va bene così. Sarà un racconto molto divertente, quindi state sintonizzati sui miei podcast, perché non sono immobile, ve lo giuro. Solo che naturalmente c'è bisogno di tempo, perché non ho voluto, a parte questo podcast, gli altri tre diciamo che hanno bisogno di una marcia in più, hanno bisogno di un po' più di tempo, un po' più di cura, e ho deciso di non essere così tanto legato alla rapidità. Non me ne frega niente di far uscire 100 episodi all'anno, e già con Oro mi rendo conto che voglio fare qualcosa di più, voglio veramente mettermi sotto e costruire degli episodi che valgano la pena di essere ascoltati. Quindi vi chiedo di pazientare, vi chiedo insomma di non cancellare l'iscrizione al podcast, perché arriveranno gli episodi e secondo me varranno la pena. Insomma, io ce la metto tutta per creare un prodotto che a me piace. Probabilmente non saranno memorabili, probabilmente il vostro tempo andrebbe dato, e la vostra attenzione andrebbe dato probabilmente a persone più meritevoli di me, ma spero comunque di rimanervi nel cuore nonostante tutto. Quindi adesso devo dire, credo di avervi dato tutte le informazioni che dovevo darvi, quindi introduciamo di conseguenza questo racconto, abbassando la musica e cercando una colonna sonora, un momento che possa raccontare un po' meglio, un momento musicale che possa raccontare meglio questo racconto, che sarà un racconto horror, un racconto legato alla psiche, legato ad una terapia. Infatti il titolo di questo racconto è La terapia, storia del 2016. La paziente più strana che ho avuto è entrata nel mio studio qualche tempo fa, una fredda sera di novembre. Avevo concluso una seduta con Alfredo, un uomo anziano cleptomane con forte tendenza nevrotica. Stavo per andare a casa e stavo lasciando, come sempre, i miei appunti in un cassetto della scrivania. Ho preso il cappotto e ho spento la luce.
Poi, dalla grande finestra che dà verso la strada, vidi passare qualcuno. Non riuscivo a distinguere chi fosse, visto che solitamente coprivo la visuale con una tenda grande come il vetro stesso. Comunque sia, aveva il passo lento, come se la pioggia che in quel momento cadeva non fosse un motivo sufficiente per correre a ripararsi. Stavo tornando ad ignorare il mondo circostante e stavo per uscire quando qualcuno suonò il campanello. Immaginavo fosse quella figura di prima che avevo visto passare. Così aprii senza pensarci. La rapidità di questo gesto fece sobbalzare la ragazza che stava dietro alla porta. Forse non si aspettava che aprissi così in fretta. Buongiorno, dottore. So di essere un po' in ritardo, ma potrei rubarle qualche minuto? La cortesia di quella ragazza mi sorprendeva. Nessuno dei miei pazienti è mai stato così attento a soppesare le parole con me. Forse credono che a me faccia piacere sentirne dire tutto. Io non esitai a risponderle. Certo, entri pure. Non stia sotto la pioggia. La ragazza si mosse dentro, con sguardo inespressivo, come se ci fosse qualcosa ad attirarla, più che le sue gambe a spingerla. Si guardò intorno smarrita. Solo ora che la guardavo meglio, notavo che aveva indumenti molto leggeri per andarsene in giro con la pioggia. Un corpetto nero che lasciava intravedere la scollatura e una gonna dello stesso colore che terminava con un orlo di pizzo. Ai piedi calzava le sue scarpette rosse senza tacco. «Non ha freddo, signorina?» dissi con perplessità. «Oh, sì, sempre», rispose lei in tono malinconico. Appoggiai una mano sulla spalla e con l'altra feci un gesto per farla accomodare vicino al camino. Lei mi guardò con i suoi occhi verde chiaro, come se fosse sorpresa da questo mio modo di fare, e lentamente si sistemò. Io presi la mia inseparabile cartella ed estrassi un foglio a righe da esso e poi presi una penna e la appoggiai sopra il foglio. Poi la guardai. La prima cosa che si notava di lei era la sua pelle candida, in modo innaturale. Una pelle bianca e senza alcun segno lasciato dal sole. Nessun neo, nessuna lentiggine, nessun solco. I suoi capelli erano castani e lisci. Le cadevano fin sopra le spalle. Le labbra erano molto rosse, segno che si era truccata. Le sue mani, che si intrecciavano a vicenda, avevano lunghe e sottili dita, con unghie curate e lunghe anch'esse. Distossi lo sguardo dai suoi dettagli quando mi accorsi che aveva incrociato i miei occhi. Goffamente cercai la penna che trovai in cima al foglio. «Beh, veniamo a noi. Come si chiama?» Lei inclinò la testa di lato e guardò a terra, mostrandomi il lato sinistro del suo volto. Socchiuse gli occhi e disse: «Lucy». Aveva un modo di fare molto strano e iniziai segnando appunto questo. Etereo e sognante, come se quello che stesse facendo lei non se ne rendesse conto. «Bene, Lucy, non abbia paura, mi dica ciò che vuole». Lei tornò a guardarmi, socchiudendo le palpebre e assumendo un'espressione truce. Io rimasi sorpreso e stavo per tornare a parlare, ma lei rispose: «Sono almeno 16 anni che ho paura, dottore». La mia frase sembrava averla profondamente offesa. Io ebbi timore di aver già infranto l'occasione per aiutarla. Così risposi all'affermazione dicendo: «Sono qui per darle una mano a superare i suoi ostacoli, signorina. Coraggio, mi parli di lei?» Lei alzò la testa e sospirò a bocca chiusa. Fissava il mio lampadario. «Oh, sì, 16 anni. Lunghi quando smetti di doverti preoccupare di cose normalissime. La scuola, gli amici, il tuo ragazzo». Io stavo continuando a segnare. «E poi c'è qualcosa che ti sfugge.
Inizia a guardare la vita con gli occhi di chi non vive più. Lei fece una pausa e mi fissò con occhi di ghiaccio. E tutto quello che facevi prima, e tutto quello che prima ti faceva preoccupare, adesso ti lascia completamente indifferente. Inizi a fare cose e a non pensare. Inizi a non pensare alle conseguenze. E la pausa mi fece stare in pensiero. Stavo ascoltando con interesse morboso. Non era la classica ragazza con problemi adolescenziali. Lei aveva qualcosa di più. Avrei voluto interpretare il suo stato d'animo con i suoi gesti, ma era diventata simile ad una bambola di pezza dalla voce triste. Si muoveva poco e anche il suo viso non tradiva la minima espressione, se non quella che aveva prima quando la vidi entrare. Ed è come svegliarsi ogni volta. Ogni volta. Quando lo sento in me. E poi quando finisce, non provo più niente. Avevo la netta impressione di trovarmi di fronte ad una linfoma, con l'intense dark, ma il mio pessimo cinismo venne mal visto dal resto della mia mente, sempre più curiosa. Io, dottore, non saprei spiegarlo a parole. Io credo che per lei sia impossibile capire. Non riesco a parlarne. È come se qualcosa me lo vietasse. L'unica cosa che posso provare, e non è una bella né una brutta cosa per me. Io segnai ogni singola parola, poi la fissai negli occhi. Stavolta il suo sguardo si era in qualche modo addolcito, forse perché qualche ricordo appianava le sue parole, le sue paure. Io ripresi. Quindi lei, secondo il suo punto di vista, ha perso la capacità di emozionarsi e di provare sensazioni interiori? Lei, per tutta risposta, infilò la mano nel camino. Io cercai di fermarla, ma lei mi bloccò con un gesto. Non riuscivo a non obbedirle. Lei ritirò la mano a sé e mi fece vedere. La sua candida pelle era bruciacchiata, ma non si era scottata. Poi la carne tornò perfettamente come prima. Io, esterrefatto, non riuscii a crederci e le dissi solo. E lei disse solo: sto perdendo il dolore. Erano le 7 ormai e il sole si apprestava a portarsi via anche le ultime luci dell'orizzonte. Io stavo cercando di dare una spiegazione logica a tutto quanto, ma avevo solamente milioni di dubbi in testa. Provai a farle delle domande. Quanti anni ha? 35. Io rimasi impietrito. Le avrei dato al massimo 18 anni. Lei ha mai vissuto qualche lutto nella sua famiglia? Lei, rimanendo spaventosamente calma, li ho visti morire tutti quanti. Solo io mi sono salvata. Ma non saprei dirle com'è successo esattamente. Poteva aver rimosso quel ricordo come poteva fingere senza saperlo. Mi sembrava una mente troppo ambigua, anche per una persona che stava perdendo ogni sua sensazione. Cosa ricorda della sua infanzia? Io ricordo la prima volta che mi sono tagliata. Ed è stato doloroso. Se ci provassi ora, credo che non riuscirei a sentirmi di nuovo come allora. E come si sentiva? Ero molto triste e volevo che smettesse. Non volevo che il mio... La pausa che fece stavolta mi fece riflettere molto. Sangue se ne andasse via da me. Aveva pronunciato quella parola con timore, come se fosse una bestemmia. Credevo le facesse impressione. Forse perché i suoi genitori e la sua famiglia erano morti in modo atroce e avevano perso molto sangue. Adesso dove vive? Sempre nella stessa casa? Sì. Da sola? Oh no, ho tanti amici che mi vogliono bene e che mi aiutano. Evidentemente non sarei riuscito ad andare oltre con nuove domande.
lei tendeva a parlare velando il problema. In sostanza, non capivo cosa volesse. Provai a chiederle però di parlarmi delle sue giornate, del rapporto con questi suoi amici e di quello che pensa riguardo alle persone. Passo le mie giornate cercando piacere in altre cose, ma fallisco sempre, miseramente. Non c'è niente come quel momento, niente. E ogni volta è come rinascere, per morire un secondo dopo. I miei amici, qui con mio grandissimo stupore, lei cambiò il timbro di voce, rendendolo quasi simile all'allegro. Qui con mio grandissimo stupore, lei cambiò il timbro di voce, rendendolo quasi simile all'allegro e sorrise. Loro non mi parlano molto in effetti, anzi, non parlano proprio. Ma sono sempre così carini con me. Io non sento niente per le persone, gliel'ho detto. Gliel'ho detto che sto perdendo le mie sensazioni. Così decisi che dovevo trovare il modo di parlare al suo subconscio, che di sicuro non mi avrebbe negato l'accesso ai suoi ricordi. L'ipnosi era una pratica che raramente usavo. Preferivo che fosse il paziente stesso nella sua coscienza a parlare. Scelsi di usare un metodo rischioso e chiesi il permesso a Lucy, che apparve più curiosa che spaventata. L'ipnosi regressiva, secondo alcuni, era un buon metodo per far affiorare ricordi profondi, inducendo il soggetto, sotto precisi ordini, ad estraniarsi dalla realtà e raccontare ciò che gli è successo. Ora, Lucy, si rilassi sul divano. Non pensi a nulla e chiuda gli occhi. Si rilassi. Lei non è più in uno studio. Se lo scordi. Lei non è più qui. Continuai a parlarle fino a quando non cadde in trance. Molto bene, Lucy. Si ricordi che non le succederà niente e che potrà svegliarsi in qualsiasi momento. Ora si concentri. Lei è in un corridoio. Sì, un lungo corridoio, continuò lei. E alla fine del corridoio lei può scorgere una porta. La vede? Lei rimase in silenzio e disse: sì, io la vedo. Bene, Lucy. Ora lei aprirà la porta e là dietro troverà i suoi ricordi più dolorosi. Scelsi la parola dolorosi non per caso. Volevo che arrivasse al centro del problema, il dolore. Sono di nuovo a casa e sto per prendere un grosso coltello dalla cucina. Lei si bloccò, ma non andava oltre. Pensavo fosse svenuta. Tornai a parlarne, ordinandole di tornare indietro, spiegandomi nel dettaglio. Stavolta accesi il mio registratore, senza però smettere di segnare. Io sono con le mie amiche, Roxy, Paola, Lilli, Fede. Andiamo in giro. Ci piace camminare assieme. Ci siamo messe tutti lo smalto rosso. A me piaceva un ragazzo, Tommy, un gran figo con le spalle larghe, i capelli ricci e biondi. Io passo davanti a lui, ma lui sta baciando la mia migliore amica. Io piango e scappo. Sento che qualcuno mi chiama. È Paola, con la sua voce acuta e fastidiosa. Gli voglio bene, ma sono contenta che non mi parli più. E poi dove sei scappata? Io non me lo ricordo. Alzai il tono di voce e parlai con fare autoritario per dare forza al mio ordine. Dove sei scappata? Ricordalo, è successo poco dopo che la tua amica Paola ti chiamasse mentre te ne andavi da Tommy. No, Tommy, perché proprio lei? Lucy stava piangendo. Cosa hai fatto dopo, Lucy? Non mi ero accorto di essere passato a darle del tu.
Io sono andata da quell'uomo. Lui mi fissava e mi diceva sempre cose terribili. Lucy piangeva sempre più forte e iniziava a contorcersi, come se ricordare e parlare facessero male. Però diceva una volta che se uno raggiunge lo zenite del dolore poi non soffre più, e io volevo soffrire per non soffrire più. Sangue, mi fa male, sangue, i denti, sangue, le mani fredde. Sembrava si fosse incantata come un disco rotto. Io non aspettai oltre e le diedi l'ordine di risvegliarsi. Lei sembrava come se fosse stata resuscitata, completamente disorientata. Dottore, io... com'è andata? Lei aveva cambiato espressione, sembrando molto spaventata, e non più calma come prima. Io risposi sincero: ha dei problemi nel ricordare gli eventi con chiarezza. Sembra che la sua mente li rifiuti e che il suo subconscio li mischi alla rinfusa per non farla più soffrire. Le feci sentire la registrazione e lei sgranò gli occhi, pensando che fosse impossibile. Lucy vuole parlare di quest'uomo. Le ha fatto del male. Lei rimase in silenzio e fece solo di no con la... e fece solo sì con la testa. Vuole dirmi cosa le ha fatto? Lei fece di no e tornò a piangere, come mentre era in trance. Purtroppo sono costretto a chiederle ancora di parlarle. Non ho abbastanza informazioni per aiutarla. Lei alzò la testa. I suoi occhi erano tristi, molto rigato, rigato dalle lacrime. Lui mi ha strappati i vestiti e ha... La frase terminò in singhiozzi. Io ero sempre più sconvolto e le accarezzai il braccio per cercare inutilmente di confortarla. Poi lui aveva quei lunghi denti e mi ha morso. Mi sentivo toccare l'osso e sentivo il sangue, il mio sangue che usciva. Io non potevo crederci. Un uomo l'aveva sedotta e stuprata e come un animale che non conosce pietà. L'aveva morsa fino all'esaurimento. Io, come se fosse una cosa da nulla, avevo evocato senza il minimo riguardo questi orrendi ricordi. E ora lei era lì che piangeva, mentre prima era calma e tranquilla. Poi accadde qualcosa. Aveva la pelle d'oca, sentiva freddo e lo pativa. Io da allora non sento più niente, niente. E faccio sempre quella cosa per sentirmi di nuovo viva. Ho toccato con i denti tante persone, tutta la mia famiglia. Ero stanca delle loro voci petulanti. Stanca. Io sento sempre freddo e non respiro più. Iniziò ad ansimare. Aveva un attacco di panico. Io mi affrettai e le misi le mani sulle sue guance. Calmati adesso, Lucy. Va tutto bene. Adesso sei qui, è tutto finito. Come se fosse ancora ipnotizzata, le ordinai di calmarsi, usando frasi corte e concise. Lei si stabilizzò alla fine. Si sdraiò di nuovo sul divano e respirò affannosamente con la bocca. Io voglio andare a casa mia, solo che piove ancora. Ti accompagno io, non temere. Lei non riuscì a dirmi di no. Adesso, per qualche strano motivo, aveva paura di bagnarsi. Il viaggio in macchina fu silenzioso e solo il motore e la pioggia erano i suoni percepiti. Le regalai il mio ombrello, nel senso che io lo diedi sperando che mai sarebbe tornata a portarmelo. Non ci salutammo e fu quasi un sollievo per me. Me ne andai solo quando distinsi la sua figura sparire dietro la porta. Quella notte non riuscii a dormire. Il TG del giorno dopo fece partire male la mia giornata. Tragedia avvenuta ieri sera. Una donna di 35 anni, rientrando in casa, ha trovato l'intera famiglia sgozzata. Fra le vittime anche quattro amiche della ragazza e un presunto amante. La polizia non sospetta della ragazza, che era entrata poco dopo l'ora del decesso, e confermando che non era in casa in quel momento, perché è andata prima dallo psicologo. La polizia mi fece molte domande e io dissi loro tutto quello che era successo. Quando finalmente rimasi da solo, dopo una giornata fra poliziotti e pazienti, mi stessi sul divano a riflettere.
Forse Lucy, mordendo la sua intera famiglia, aveva trasmesso a loro il suo stesso disagio di non vita. E forse, dopo che lei ha ricordato come si fa a respirare, tutta la sua famiglia e i suoi amici si sono sentiti persi senza colei, che li aveva incatenati a quella condizione. Stavo divagando. Mi sentivo davvero in vena di stranissime ipotesi. Non so nemmeno io il perché. A qualche minuto per me, dottore. Quella voce mi fece gelare il sangue. Era come se la conoscessi da una vita, come se non l'avevo mai sentita, anche se non l'avevo mai sentita. Mi voltai lentamente e vidi verso il balcone una figura in piedi. La finestra era aperta e lui era appoggiato sulla balaustra. Come era arrivato lì? Sa, mia figlia prima di morire mi ha parlato di lei. Quella piccola puttanella che non sa scopare. Diceva cose terribili. Diceva che lei è un medico molto gentile. Sorrise, denti lunghi. E che le aveva ridato la speranza, anche quando io ho faticato così tanto per toglierla. Toccò il vetro della finestra e questo si ghiacciò. Mani fredde. Io rimasi impassibile e alzai un sopracciglio. Ne vuole parlare? Lui entrò nel mio studio con passo lento e un sorriso forzato e falso, rispondendomi: no. Ok, questo era il finale della storia, ok, va bene? Dunque, l'ho letto malissimo, mi rendo conto che l'ho letto proprio malissimo, ogni tanto sbagliavo a fare le voci, anche l'ultima finale sono sicuro che non sia arrivata come doveva arrivare, mi dispiace, era scritto di merda, l'ho letto peggio perché alcune parti, dovete capire che l'ho scritto a mano, e alcune volte ho proprio difficoltà a leggere la mia stessa scrittura, soprattutto quella di prima. Alcuni tempi sono sbagliatissimi, alcune parole erano sbagliatissime, quindi niente, era una cosa secondo me simpatica da leggere, così una ventina di minuti da passare assieme a leggere questo racconto, e non lo so. Siccome la serie Freud praticamente mi aveva ispirato, mi aveva ricordato che anch'io avevo scritto un racconto parlando di un medico che psicanalizzava un vampiro praticamente, perché se non si fosse capito, anche se non era molto chiaro, quello che il personaggio della ragazza di Lucy praticamente era un vampiro naturalmente, che era stata vampirizzata e che andava dal psicologo perché non riusciva più praticamente a campare praticamente. Quindi, niente, signori, io spero che questo piccolo racconto così improvvisato, questa improvvisata così dei miei racconti scritti in passato vi abbia potuto intrattenere un po'. Avevo provato una volta nel podcast Oro, praticamente, tanto tempo prima di iniziare questa nuova serie di puntate in cui leggo cose un po' più scritte un po' meglio e quando Oro assomigliava di più a questo podcast. Avevo provato a leggere la prima parte di un altro racconto, ma veramente non mi piaceva perché era sempre uno di quei racconti che scrivevo quando andavo ancora alle superiori, praticamente. Avevo provato a leggere la prima parte di questo racconto, di quest'altro racconto, ma vedendo poi il seguito così non me la sono più sentita di continuare. Però siccome la storia alla fine non era così male, ma era scritta veramente male, era scritta male, ma secondo me era una storia carina, che parlava sempre di un vampiro, non so perché scrivevo un sacco di storie sui mostri, sui vampiri, sui licantropi. Il vampiro però, come l'avevo inteso io, era piuttosto classico nella sua forma, nella sua costruzione, ma naturalmente era un vampiro molto accennato, non era sicuramente un vampiro... Era sicuramente una creatura molto
così molto misteriosa ancora, non veniva nemmeno nominata mai la parola vampiro, però lui effettivamente era uno di quelli che succhiava sangue, che non poteva stare alla luce del sole perché sarebbe morto e che aveva continuamente fame, era sempre in fuga, non riusciva a dormire, insomma, aveva un sacco di caratteristiche molto ovvie per appunto il personaggio di un vampiro. E quindi niente, signori, mi piaceva condividere con voi questo racconto, spero che vi abbia quantomeno intrattenuto, mi dispiace che non, di non averlo letto nella maniera migliore, forse avrei dovuto registrarmi prima la lettura di questo racconto e poi magari riproporvela in una maniera un po' più così, un po' meglio, ma questo racconto era anche per fare un mini sondaggio per voi. Perché, ve lo voglio dire, il prossimo progetto a cui sto già lavorando, è un progetto per un futuro podcast in cui praticamente leggeremo dei racconti. Io non so se ve l'avevo già annunciato, probabilmente sì, ma il prossimo podcast che io farò, e si parla però questo di almeno un anno di lavoro, si parla almeno di un anno di lavoro perché sto scrivendo storie. E volevo capire se a voi piace sentirmi raccontare delle storie, se vi piace insomma sentirmi fare racconti a puntate, se seguireste un podcast del genere. E così, anche per rendermi conto se vale la pena proprio iniziare un nuovo podcast o se quello che sto scrivendo magari mi conviene, che so, buttarlo in un podcast già esistente come diciamo un surplus senza effettivamente sviluppare più di tanto. Così, mi piaceva sapere la vostra opinione, mi piaceva insomma passare questo giovedì mattina, che ormai mattina non è perché siamo ormai a mezzogiorno, mi piaceva passarlo in vostra compagnia in questa maniera. Spero appunto che il racconto vi sia piaciuto, che questo nuovo episodio di Il Mattino Loro in Podcast vi sia piaciuto. Vi ricordo che potete seguirmi su Leo Vargan Podcaster su Facebook e su Telegram, e su Telegram potete trovarmi vari così che possiate scrivermi direttamente e così avere una chiacchierata assolutamente informale con me. Se invece preferite un canale più indiretto, potete scrivermi a vargheon@tiscali.it anche per inviarmi cose, se volete inviarmi dei virus così che io non possa lavorare mai più al computer. Potete seguirmi su YouTube se appunto non volete scaricarvi podcast e non volete occupare memoria inutile sul telefono e volete magari sentire solo sporadici episodi quando escono. C'è il mio canale YouTube. Sempre nelle note di questo episodio trovate naturalmente il link per arrivarci direttamente. Il gruppo di oggi erano sempre gli Zoot, il gruppo di apertura, mentre insomma la colonna sonora era una royalty free presa da YouTube chiamata Dark Horror Cinematic, proprio di quelle che proprio di più base non ce n'è. Spero ancora di avervi intrattenuto con questo episodio. Noi ci sentiamo martedì prossimo e detto questo, vi saluto e vi auguro una buona giornata.